in mano un catalogo dell'Armatec, questo, a fare un video alla Trebbia di un dietro, cioè per dietro, perché quella Trebbia monta il sistema di mappatura della produzione. Ecco, ossia questa cosa qua, ma poi la vediamo bene sulla foto. Esattamente. E sarebbe? Sarebbe. Uno, perché se no non ci sentono. Sarebbe una serie di sensori di temperatura, di umidità e un sensore impatto che ci misura tutto quello che noi stiamo raccogliendo in tempo reale sulla trebbia. E tutto questo lo si vede sul monitor? Tutto questo lo vediamo in tempo reale sul monitor, vediamo la resa in tempo reale, la resa media del campo, vediamo l'umidità che stiamo raccogliendo e l'umidità media del riso raccolto e la produzione in tonnellate, in chili. Ok, lì in tempo reale. In tempo questo reale. In tempo reale. Però qua c'è scritto, sì, che i monitor Agileader, esatto, di cui noi siamo rivenditori, Armatec, esatto, si integrano perfettamente con il software SMS. Esatto. Che per me sono i messaggini del cellulare. In realtà no, l'SMS è un software che noi installiamo sul computer di casa, dove andremo a scaricare tutti i dati. A cosa servono? Servono per darci una fotografia del nostro campo, in totale della nostra azienda, e da lì facciamo mappe di prescrizione per la concimazione. Quindi andremo a concimare in base alle zone dove abbiamo raccolto di più, di meno, così da risparmiare il concime e rendere più omogeneo tutto il campo. E ti ha fatto risparmiare sul resto? Chi dice che? Adesso ci vogliono i primi 3 anni per avere una visione un po' dettagliata dell'azienda, perché mi sono reso conto che l'occhio non sempre è preciso. Per la prima volta abbiamo dei dati oggettivi che riusciamo ad analizzare nelle varie annate, quindi se andiamo a costruire il punto dove produciamo meno al computer, e poi è lì che poi iniziamo a variare poi la concimazione. Adesso... Allora, ma spiega un attimo, okay, ma questo monitor va bene solo per da lì sulla trebbia o lo si può spostare, mettere da qualche altra parte? No, allora il monitor parte come guida parallela, fai la tua guida parallela semplice, punto A, punto B, diritta, è a posto. Possiamo spostarlo sui vari trattori e interfacciarlo con guida automatica, controllo botti, guida automatica, bandiconcimi. Quindi lo posso guidare anch'io. Esatto. Senza fare danni. Esatto. Si fai un pulsante e lui va da solo. Dritto o a curva. Davvero? Davvero. Ve lo faccio regalare. No, non ce la voglio. Guardala. Eccola, salva. Abbiamo salvato una volpe. Allora, i due sensori, uno nel cassone dell'impatto. Quell'impatto che misura la produzione, quindi quanto stiamo raccogliendo, e su in cima all'elevatore, quindi bisognerebbe entrare nel cassone, non riusciamo a vederlo. Invece il sensore di umidità e di temperatura lo vediamo da fuori, ovviamente, e viene montato qua. Questo qua si riempie, misura umidità e temperatura, e poi qua dentro c'è una cocletta che lo ributta dentro al sollevatore. Così tu sai in tempo reale umidità e temperatura. Cos'è questo? Questo qua è il sensore di stacco della barra. Cosa vuol dire? Che quando la barra è bassa, che raccoglie, lui mi segna la produzione. Quando io la alzo, lui mi stacca in automatico la registrazione dei dati, così non faccio dei dati falsi. Ok, ok. Andrea Marchesi. Ciao. Di Armatec. Tutte le informazioni su Armatec le potete trovare anche sul sito che lascio, esatto, nella descrizione del video. Esatto. Va bene. Contattateci per una prova. Anche. Adesso ce ne andiamo, perché altrimenti... Se no ci tira su anche a noi. La volpe che non l'ho presa. Sì. Non ha preso la volpe, prende noi. Esatto.